E ci troviamo di nuovo all'interno del mio mondo, primo mondo di Minecraft, ragazzi. È stato veramente un'emozione tornarci dopo tanto tempo. Ovviamente trovate il video qui in scheda se ve lo foste persi, ragazzi, non si sa mai. E oggi andremo a fare una grandissima ristrutturazione, proprio lo ribalteremo completamente. Andremo a fare tutto questo mondo nuovo, quindi renderlo ovviamente un nuovo mondo a tutti gli effetti, quindi con una nuova faccia in poche parole. Ed è per questo che andremo a girare una ruota della fortuna per vedere cosa uscirà e da cosa dovremmo iniziare a riformare. Vediamo un pochettino. Inizieremo proprio dalla mia casa. Ed essendo che comunque tempo fa, comunque alla creazione del mio primo mondo, non sapevo per nessun motivo giocare e costruire, non che adesso io sia un pro delle costruzioni, però sicuramente sono migliorato. Quindi questa è stata la mia prima casa, che comunque, come vedete, cioè, allora, ho un pochino brutta. Dobbiamo farlo ovviamente in maniera nuova, migliore. Quindi andiamo a prendere la nostra bellissima bacchetta magica, perché questa è la nostra bellissima bacchetta magica, e iniziamo a migliorare. Allora, come prima cosa andiamo a togliere, cos'è questo? Chi mi spiega perché c'era letteralmente un ombrellone? Allora iniziamo a togliere tutto questo ombrellone qui, fatto veramente male, non mi piace. È tipo, ok, si vedeva stile antico, ragazzi, il mondo è veramente vecchissimo. Queste casse qui, queste cose sono veramente brutte, ok? Andiamo direttamente a togliere questa cosa. Non so perché ci sia un cubo di sandstone, non so chi l'ha fatto, non ho la più pallida idea. Cosa che non mi piace affatto, quindi lo voglio andare a rimuovere. Oh, lasciamo un po' di sabbia, un po' più naturale. No, non è meglio? Assolutamente sì che è meglio. Qui tra l'altro si collega anche la miniera, che poi ovviamente andremo a sistemare. Io direi che assolutamente dobbiamo andare a togliere anche le coltivazioni, perché prima, ragazzi, si facevano così le coltivazioni. Cioè, praticamente cos'è che succedeva? Trovavi un pochino di sabbia al lato di un laghetto e mettevi le canne da zucchero e facevi la tua farm. Prima così funzionava, ragazzi. Ok, beh, il mondo è vecchio, è normale. Ovviamente adesso siamo andati avanti con il tempo, con le versioni e così via, quindi non si usa più mettere le canne da zucchero qui. Cioè, è veramente brutto. In ogni caso, voglio andare a sistemare quel ponte, che comunque, allora, non è bruttissimo il ponte, è anche bellino, magari con un po' di più illuminazione, un po' di più di materiali, perché abbiamo utilizzato solo legno e cobblestone, ok? C'è comunque tanto da rivedere. Allora, questa casa che sicuramente, come vedete, è, ok, è veramente una casa brutta e antica, poi ragnatele, ma perché? Quindi, prendiamo questo angolo, perché ovviamente dobbiamo andare a toglierla, ragazzi, a tutti i costi. Quindi, il primo angolo qui, dovrei andare a prendere, fammi vedere, sì. Oh, che ci fai tu qua, scusami, è il mio mondo? Stavo vedendo che stavi ristrutturando il mondo, quindi pensavo... Ah, sei venuto a darmi una mano, giusto? Sì. Ok. Allora, interessante, vieni qui a darmi una mano, perché sto rifacendo la mia prima casa. Quindi, come te la cavi nelle costruzioni? Sei in grado di farmi una casa migliore di questa, che è brutta? Sì, molto di più di questa. Questa è... È brutta, ok. Bene, allora, io già stavo rimuovendo tutto quanto, quindi aiutami in questa... Ecco, magari, esatto, sistema già tutto quanto. Io nel mentre rimuovo tutta quanta la casa, perché ovviamente fa schifo. Cioè, è una casa comunque vecchia, quindi vado a fare slash up, ed eccolo qui, e vado a fare /70. Ok, casa completamente andata. Magari andiamo a togliere anche la parte qui di tutto il magazzino con la redstone. Un po' di dolore, ragazzi, lo provo, però comunque bisogna andare avanti. Cioè, basta, ok, è finito. Sì, un po' di dolore lo provo, sinceramente. Qui ovviamente andiamo a chiudere tutto quanto con il grass block, come vedete già fatto lui che ci sta aiutando. Fantastico. Ok, allora, hai già un'idea su quali blocchi vorresti utilizzare per fare questa casa? Quindi moderno, rimanere sempre sul tema medievale, antico, come vuoi farla? Rimaniamo sempre sul tema medievale. Bene, bene, bene. Vedo che già stai buttando giù, diciamo, le fondamenta della casa, giusto? Questo è un piccolo schema, diciamo. Ok, allora, io, se vuoi, posso iniziarti a fare già i muri, ok? Se hai già un'idea su come poterli fare. Allora, i muri li dovresti fare con tre tipi di materiale, quindi okay. Con bricks e cobblestone, quindi devi fare tipo un misto. Ok, quindi vado a mescolarli insieme. Con il pavimento potremmo usare, cosa ne pensi, di una spruce? Ok, ok, quindi leggermente per dare quel distacco. Ok, bene, bene, bene. Allora, sistemo i muri e tu nel mentre ti occupi, diciamo, della struttura esterna della casa. Va benissimo, va benissimo. Quindi iniziamo a far così. E ora, ragazzi, vi insegno un trucchetto. Per chi non lo sapesse, se andiamo a fare con la nostra bacchetta magica questo comando, ovvero /set cobblestone, stone, stone bricks, guardate il marchettone che vi insegna, boom, uscirà un mix di, come state vedendo, praticamente di cobblestone, stone e stone bricks. E in questo caso andiamo a fare la stessa cosa qui. Come state vedendo, teoricamente esce comunque un beh, esce carino. Come vedete, stiamo sempre mantenendo il tema, comunque, come si può dire, medievale. E non esce, anzi, ha fatto male, ragazzi. E infine qui, bene, bene, bene. Lui sta facendo, diciamo, un piccolo rialzino, ok? Io già mi immagino che in realtà è anche piccolina, però la faremo due piani. E ovviamente con un bel tetto a spiovente, bello, bello, bello. Per il momento voglio magari anche addobbare l'esterno con un po' di bone meal, andando a far crescere un pochino di erba, perché, cioè, veramente, se no diventa troppo, veramente, spoglia. Un po' di natura comunque ci serve, quindi un po' di, come si può dire, sì, un po' di erbette in quella, dei fiorellini, perché ovviamente cancellando il tutto con World Edit, quindi con la nostra bacchetta magica, si è anche cancellato al suo tempo un po' di natura. Prendiamo del vetro e, come vedete, già in realtà sta prendendo fuori.
forma. È bella, bella, bella. Lui si sta anche occupando del tetto. Faremo un doppio piano, come ripeto. Andremo a mettere magari non il vetro così, meglio in questo caso, molto meglio le lastre. Esatto, perché sennò da fuori, come state vedendo, esce troppo. Non mi piace. Invece per quanto riguarda, come state vedendo, le lastre sono perfette. Bene, bene, bene. Lastre di vetro belle tranquille. In questo modo ha un ottimo aspetto. Più piccolina di quella di prima, però fidatevi che viene molto meglio. Tra l'altro qui voglio continuare il sentierino prendendo appunto una pala, perché ovviamente la scorsa casa non arrivava fin qui, era comunque un pochino più avanti. Quindi adesso andiamo a allungare tutto il sentierino e lo rendiamo un pochino migliore in questo modo. E boom 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 boom. Ovviamente con Word Edit lo posso fare più velocemente, però tanto ci metto 3 secondi e già, come vedete, ha più senso. Un po' di illuminazione in quella. Magari queste fence potrei allungarle fino giù o collegarle. Non lo so, potrei chiedere un consiglio appunto a quei, che lui è un pro builder. Il problema è che non so come verrebbero collegate queste fence. Non lo so, va bene. In ogni caso io le allungo un pochettino e vado ovviamente anche ad allungare l'illuminazione, magari andandole a girare così. Fantastico. Già, secondo me ha più senso. Cioè, o meglio, a me piacciono di più. Quindi prendiamo delle torce e andiamo a metterle anche qui sopra. Oh, bene, bene, bene. Già mi piace di più. Già mi piace di più. E ora è arrivato il momento di concentrarci sul tetto. Come state vedendo, andremo a fare la stessa cosa. Quindi uno scalino in fuori, uno scalino in questa maniera. Quindi praticamente tutti scalini così e tutti poi praticamente scalini sopra. Voilà. E la stessa cosa ovviamente andremo a fare qui. Quindi blocchi da questa parte e scalini da quest'altra parte. Boom 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 boom. Bene, bene, bene. Andiamo a replicare il tutto da questo lato, in questa maniera. Replicato anche qui. E ovviamente dobbiamo fare la stessa cosa qui. Quindi in questa maniera dobbiamo fare tutto quanto il tetto. Così il tetto mi piace. Uno in fuori per ovviamente renderlo più 3D. Allunghiamoci fino qui. Oh, bene, bene, bene. Abbiamo sostituito con dei blocchi qui sotto. Qui sotto anche dei blocchi. Allunghiamo fino qui. E poi qui sopra andiamo ovviamente ad allungare con delle slab, per dare ancora quel tocco in più di tridimensionalità, ok? A me le case del genere mi piacciono sinceramente, e assolutamente la preferisco quella di prima, ma assolutamente. Quindi allunghiamo tutto quanto il tetto fino qui. E boom! Bene, bene, bene. Ecco, dobbiamo andare a mettere lo scalino qui. Quindi qui abbiamo uno scalino al contrario, e qui abbiamo praticamente un altro scalino che ci guarda in questa direzione. Teoricamente no, in questa direzione. E già, come vedete, sta prendendo una bella forma. Qui andiamo ovviamente a mettere le finestrelle, poi soprattutto perché era la mia casa, quindi non è che dobbiamo trasformarla in un castello. Però, come state vedendo, è una bellissima casa. Possiamo, secondo me, farci anche un piccolo piano di sopra, come appunto ripeto. Qui andiamo a mettere le finestrelle. Boom boom boom. Mettiamo quindi le scale qui. Allora, sto pensando come poter fare l'interno. Prendiamo magari sempre delle spruce lab, quindi mantenendo sempre lo stesso colore. O le andiamo a fare a questo livello. Ok, in questo caso, come stiamo vedendo, siamo un pochino più alti. Sì, sicuramente. Però siamo veramente stretti. O magari leggermente più basso di uno, quindi da questa parte. Il problema è che poi, come vedete, non possiamo piazzarci blocchi sopra, quindi un letto non ce lo possiamo piazzare. Non lo so. Allora, io direi che per rimanere comodi lo andiamo a fare sicuramente più alto di uno, in questo modo. Quindi voilà. E la stessa cosa ovviamente da questa parte. Però togliamo magari il blocco sotto. Esatto. Lasciamo solo la prima slab, in modo che ci risparmiamo comunque dello spazio. Così è perfetto. Ora facciamo così. Così qui ci lasciamo ovviamente l'uscita. Bella, bella, bella. Possiamo entrare qui. E ovviamente ci metteremo un letto rosso. Cioè, chi osa, ragazzi, non mettere un letto rosso? Bene. E ovviamente poi possiamo sistemarlo come vogliamo noi. In ogni caso non abbiamo tanto da sistemare, perché come vedete, cioè, beh, è un pochino piccolina la parte interna. Fatemi sapere nei commenti se voi preferite il tema moderno o medievale. A me piace di più quello medievale, sinceramente. Quindi tutto bello pronto qui. E mettiamo anche dei carpet, perché no? Dei carpet belli rossi li possiamo sistemare in questa maniera, che comunque, boom, guardate quanto carina. Scendiamo giù, andiamo ovviamente a sistemare anche la parte interna. Un bel caminetto qui, come state vedendo, bellino bellino. Qui abbiamo messo tutte le nostre cose. E un pochino di tappeti, sinceramente, ci rivado a mettere, perché a me, ragazzi, i tappeti soprattutto rossi fanno impazzire, sono bellissimi. E che fai, un po' di libri non ce li metti? E certo che ce li metti. Quindi andiamo a riempire con un po' di libri. Non del tutto, perché comunque voglio lasciare un pochino. Oh, dà anche un po' di colore. Però a questo punto toglierei la fornace qui e li metterei qui. Sì, 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 molto meglio. Molto meglio, molto meglio. Bene, andiamo a vedere il nostro qui. Ho visto che hai fatto un bel pozzo. Stai mettendo delle sdraio praticamente per prendere il sole? Sì, sto facendo piccoli dettagli, diciamo. Ok, ok, bene, bene. Allora, la casa è venuta piccolina, però secondo me è essenziale. Mi piace. Poi, come vedi, ho allungato qui il sentiero, quindi è ottimo. E stavo pensando, in realtà, per sistemare ora la parte, diciamo, della casa è finita e ci siamo. Mi piace molto di più. E adesso, in realtà, dobbiamo spostarci nella parte più centrale del villaggio, ok? Da questa parte, come vedi, comunque, qui siamo al centro. La cosa che ovviamente non mi piace è che è un po' spoglio, cioè sono tutte case. Poi ai tempi non sapevo costruire. Quindi, secondo te, cosa che ci potrebbe stare che dà quel tocco in più? Secondo me possiamo rifare tutta la zona del grano. Quindi levare il grano, fare un mulino con l'estetica sotto del grano. Oh, spacca l'idea del mulino, mi piace un sacco. Ok, allora facciamo così. Con Word Edit vado a togliere tutta questa roba. Quindi uno e due. Boom, faccio direttamente 7-0. La cavi a costruire un mulino? Sì, 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 certamente, certamente. Ok, quindi grass block. Ok, fantastico, togliamo tutto il grano qui. L'idea ce l'ha avuto ottima. Ovviamente il mulino dobbiamo fare una base
base circolare. Esattamente. Allora facciamo una cosa di questo tipo. Quindi 3 e andiamo a riunirci così. Ok, bene, quindi siamo 1, 2, 3. Da questa parte andiamo a fare lo stesso, quindi così, perfetto. E ovviamente ci allunghiamo, bene. E ovviamente andando avanti così, piano piano, saliamo sopra. Oh, e già sta prendendo forma. Ok, abbiamo sistemato ovviamente la grandezza sotto. Abbiamo messo già dell'illuminazione, perché ragazzi non avete idea di quanti mob stavano già spawnando. E ovviamente il mio amichetto sta sistemando un attimino qui, quindi riformando un pochino la terra. È veramente difficile fare questo mulino perché è circolare, cioè bisogna solo alzare. Non è tanto difficile, più che altro però devi stare attento alla combinazione di blocchi, come state vedendo. Ora continuiamo ad alzare verso questa direzione, quindi così, e dobbiamo fare la parte sopra. Dopodiché teoricamente io direi di fare la parte, diciamo, delle eliche da questa parte, quindi qui davanti, in modo che guarda verso tutto il villaggio. E già come vedete ha preso un'ottima forma, con il tetto e ovviamente tutte quante le ali. Ora da questa parte in realtà io ho fatto anche un'entrata, qui possiamo chiudere. Il problema è che manca dell'illuminazione, ma manca assolutamente dell'illuminazione, e voglio fare, perché ho lasciato questi log qui in modo da poter mettere praticamente le ladder che ci portano fino a sopra, quindi in modo che comunque si può anche salire nel mulino, cioè non lo voglio lasciare solo come estetica, capito, una cosa, e quindi puoi girare tutto quanto, bla bla. Magari qui, sai cosa, una bellissima scala ce la metterei a questo punto. Quindi prendiamo una, esatto, una scala normalissima di planks e la possiamo mettere qui. Ok, bellina, no, magari, ma sì, dai, gira, da più senso, perfetto. E ora scendendo giù ovviamente dobbiamo sistemare con delle torce, perché sennò veramente esce una cosa molto brutta. Andiamo a mettere tutte le torce qui, soprattutto non si vede nulla, non si vede nulla. Potremmo mettere qualcos'altro qui, non lo so, se magari lasciarlo così vuoto, oppure qualche cassa. Sì, qualche cassa ce la metterei. Stessa cosa qui, andiamo a mettere dell'illuminazione perché manca illuminazione, quindi torce in ogni caso. A questo punto anche le lanterne, che assolutamente danno quel tocco in più secondo me, di cosa bella, come si può dire, mi piace sicuramente di più. Quindi le lanterne possiamo mettere qui, anche qui ai lati. Magari qui possiamo andare a togliere le torce, quindi sostituire tutto con le lanterne, molto meglio e molto sicuramente più senso di antico, si può dire. Sì, qui al centro possiamo metterci, sì, ho un'idea di cosa potremmo metterci. E bella in questo modo. E ho recuperato una piccola campana da mettere sopra. A questo punto al posto dello scalino mettiamo la campana. Oh, molto molto meglio, già mi piace. Ora qui possiamo lasciare in questa maniera, quindi scendiamo giù. E invece giù voglio andare a metterci delle ceste. Sì, voglio metterci delle ceste, e possiamo andare ad alternare con smoker e fornace, e a questo punto anche blast furnace. Quindi tac tac, stessa cosa qui. Quindi così già mi dà quel senso in più di molto bella. Andiamo ovviamente anche a sostituire le torce con delle lanterne. Andiamo ad alzare ovviamente lo slab di uno, perché sennò non le posso piazzare, quindi boom. Ok, bello bello bello. E come vedete già sta prendendo molta molta più forma. Il mio amichetto si sta dedicando, come stai vedendo, al grano, che ovviamente andremo subito a far crescere. E già un altro aspetto, che figata. Ovviamente però dobbiamo andare a ristrutturare questo trono, ragazzi, è in... mamma mia, cioè veramente io, con tutto bene che ti voglio, Marques del passato, ma non si può vedere questo trono. Questo trono mi dispiace, ma non si può proprio vedere, quindi io vado direttamente a rimuoverlo, ragazzi, ma immediatamente, cioè è veramente brutto, non sto scherzando, ma brutto brutto brutto. Quindi 1 e 2, andiamo a fare set 0. Andiamo a metterci per il momento del grass block, quindi ovviamente lo lasciamo vuoto. Questo rituale di Herobrine mi dispiace, sì, ok, mi dispiace, ragazzi, lo so, però non si può vedere, davvero non si può vedere, ma che sono, dai. Il mulino l'abbiamo fatto ed è bellissimo, però come vedi qui al centro non mi piace tanto, cioè questa casa non è che mi fa impazzire. Poi soprattutto questa casettina ancora più piccola, io direi di mettergli, sempre rimanendo in tema medievale, un bel castello. Se noi andiamo tipo a rimuovere queste case, io adesso ho fatto questo comando, quindi praticamente, esatto, posso rimuovere tranquillamente tutto, e andiamo direttamente a togliere queste case, e dopodiché andiamo a mettere un bel castello grande che occupa più spazio, che però dà quel tocco, capito, di proprio bello 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 al centro di un villaggio, è perfetto. Che ne pensi? Per me va bene, quindi questa casa centrale la leviamo un po' però. Iniziamo a costruire un castello. Va benissimo. Allora, per il momento comunque sta venendo bello, cioè comunque lo stiamo rimodernizzando, bello bello bello, è una bella ristrutturazione, che ne pensi? Penso di sì, ma dobbiamo ancora levare queste tre casette. Vabbè, i portali li possiamo anche rifare. I portali a questo punto lascerei solo del Nether, quelli del paradiso è bruttissimo anche perché è vecchio, quindi lo togliamo tranquillamente e andiamo direttamente, sì, a fare tutta questa zona. Ok, allora ci mettiamo, ragazzoli, in costruzione per il castello e ci vediamo tra pochissimo. Comunque di una soddisfazione unica distruggere tutto questo, bello bello bello. Fidatevi che verrà bellissimo. Sono curiosissimo, ragazzi, di vedere una volta finito, ragazzi, il mondo come sarà bello. Mamma mia, ho delle aspettative super alte. Sto finendo le ultime decorazioni, ragazzi, dentro, e non avete idea di che castello è uscito fuori. Ovviamente, ragazzi, ci è voluto un sacco di tempo, e meno male che c'è il signor qui che mi sta aiutando. Meno male, vi dico solo questo, perché ovviamente è molto bravo nelle costruzioni. Sto impazzendo per piazzare queste ceste, non avete idea, però dobbiamo metterle perché voglio fare una cosa carina, ragazzi. Questo mondo deve rimanere praticamente uno dei mondi più belli. Ok, facciamo così, perfetto. E anche qui abbiamo finito con le casse, rimettiamo lo scalino da questa parte. Concludo tutta la parte qui di tutte quante le casse, quindi in questo modo.
messo un po' di illuminazione. Questi tavolini, però, allora, questo tavolo mi piace. Ecco, mi sono dimenticato di metterci dei fiori, quindi in questo caso andiamo a metterci magari un cactus da questa parte, e da questa parte magari ci mettiamo, io ci metterei sempre la nostra bellissima rosa che ho utilizzato praticamente per tutto, quindi la mettiamo qui. Bello, bello, bello. Però, rimanendo a tema rosso, in questo caso secondo me i banner ci stanno, danno quel tocco in più delle sedie rosse. E la parte interna è finita, e questo è quello che sta uscendo fuori. Oh mio Dio, cioè, o meglio, che dovrebbe aver finito. Io mi sono occupato degli interni, della parte ovviamente posteriore, e lui si è occupato della parte superiore, ovviamente facendo tutto il tetto e così via. Che ovviamente il tetto, ragazzi, ha fatto una cosa, un lavoro bellissimo, bello, bello, bello. Ha curato anche i minimi dettagli, ma ovviamente ora questa casa non c'entra più niente. Cioè, mi dispiace, ma dobbiamo andarla a togliere. Il portale del paradiso, stessa cosa, perché, ragazzi, come abbiamo detto, già è vecchio, brutto. Ma sì, queste ragnatele bruttissime. Togliamo anche questa casa vecchia, e allo stesso tempo dobbiamo andare a togliere, oltre a questa casa, quest'altra casa qui. Quindi mi dispiace dichiarare questa casa di Filippo, al mio amichetto Filippo di tempo fa, ragazzi, in cui giocavo nel mondo. Filippo, mi dispiace, la tua casa è stata fatta fuori. E per rendere il mondo tutto quanto più bellino, 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 ho messo ovviamente una schematic di questo albero, che ovviamente andremo adesso a copiare, adesso in questo modo, quindi in questa maniera. Perfetto, ci avviciniamo magari uno più in qua, ok, ci avviciniamo da questa parte e possiamo fare tranquillamente un bel comando, ovvero slash copy. Bene, ora facciamo undo e ovviamente andiamo a posizionarlo giù, e ora vi faccio vedere come verrebbe. Oh, ok, tra l'altro il mio amichetto si sta occupando del portale, come stai vedendo, e sta facendo un portale, mamma mia, è veramente un pro nelle costruzioni. E per arredare un pochettino potremmo andare a mettere gli alberi magari da questa parte, quindi così. Oh, vedete, guarda lì già che tocco in più che ci dà. E ovviamente però andiamo a mettere più di uno, non solo uno. Con il Grand PKX posso togliere tutti questi alberi qui bruttissimi, brutti, 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 che veramente, ragazzi, stonano, stonano troppo perché sono piccolissimi. E andiamo a rendere proprio il mio villaggio, come stai vedendo, una sorta di villaggio, o non magari dentro il castello. E per ultimo, ma non per importanza, andiamo a togliere questo mob spawner, ragazzi, che ovviamente non si poteva vedere qui messo a caso. Poi tra l'altro brutto, brutto, brutto. E vi voglio far vedere la differenza del prima e il dopo, ragazzi, voi non avete idea. Allora, arriviamo quindi al villaggio centrale. Guardate quanto è bello. Questo che state vedendo adesso era il prima del mondo, e questo che state vedendo adesso è il mondo nuovo. Ragazzuoli, non vivo più dentro una casettina, bensì dentro un castello. Che figata, abbiamo ricostruito tutto il mio primo mondo. E ovviamente abbiamo sistemato anche la parte dove appunto qui c'era il ponte e c'era la mia vecchia casa, che in questo caso questa vecchia casa, che in realtà l'abbiamo fatta come nuova casa, si potrebbe utilizzare come casa degli ospiti o comunque casa degli amici. E siamo giunti ovviamente alla fine. Che figata di lavoro. Fatemi sapere se vi piace, e soprattutto date un voto da 1 a 10 qui sotto nei commenti.